Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Nell'ultimo blog su Medici Italia ho un attimino parlato di quella che è l'importanza della presenza degli estrogeni nell'uomo, specialmente il 17-beta-estradiolo. Questo perché? Perché spesso noi differenziamo il testosterone come ormone rappresentante del mondo maschile e gli estrogeni rappresentanti del mondo femminile. Questo è vero, ma quasi simbolicamente. La donna ha necessità di testosterone per svolgere alcune potenzialità della propria sfera sessuale, muscolare, cerebrale, sul focus, come anche l'uomo ha assolutamente bisogno di un certo livello di estrogeni affinché molte funzioni, anche della sfera sessuale e riproduttiva, siano performanti. Su questo punto mi soffermo, quindi non tanto quanto ad esempio a livello corticale, specialmente le zone associate alla libido, al piacere sessuale, abbiano numerosi recettori per gli estrogeni e come vi sia una quantità importante di aromatasi, l'enzima che aromatizza e trasforma il testosterone in estrogeno, siano presenti a livello cerebrale. Ma si è visto come anche a livello dei corpi cavernosi, ad esempio dei fasci vascolo-nervosi, quelle zone importantissime che trasportano il segnale, diciamo, elettrico, chiamiamolo così, elettrochimico per l'erezione, abbiano un folto numero di recettori estrogenici. Questo fa capire quanto gli estrogeni siano importanti. Ma questo articolo che ho pubblicato evidenziava quanto anche la spermatogenesi, quindi la formazione degli spermatozoi e eventualmente la loro maturazione a livello epididimario abbia necessità di una presenza di estrogeni. Questo è importante perché fino ad oggi forse pochi di noi hanno considerato gli estrogeni come valore anche da determinare, da considerare in un uomo con problematiche di fertilità. Quindi nei classici dosaggi ormonali, oltre all'LH, all'FSH, al testosterone, alla prolattina, non dimentichiamoci, io onestamente lo faccio da tempo, di inserire anche il dosaggio del 17-beta-estradiolo, perché in caso di carenza potrebbe essere responsabile di un processo di spermatogenesi non ottimale. Aumentare poi gli estrogeni, chiaramente ci sono vari approcci, non tanto introdurre estrogeno dall'esterno, ma magari far sì che il testosterone venga trasformato più facilmente in estrogeno o, se necessario, aumentare proprio la quota di testosterone. Sappiamo poi quanto il testosterone endotesticolare sia importante affinché la spermatogenesi vada a buon fine. Bene. Come sempre sono video brevi e che monotematici su un singolo argomento, ricordiamoci come appunto l'estradiolo sia importante per la spermatogenesi e chiaramente nell'uomo. Con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video.